Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. Queste sono le finalità dell'avviso pubblico dell'INAIL del bando ISI. Sul portale INAIL, nella sezione Accedi ai servizi online, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali. Ad illustrarci la procedura, la dottoressa Maria Antonietta Aquino della Confesercenti Vallo di Diano. Parliamo oggi del nuovo bando ISI INAIL 2020-2021. L'edizione dell'anno scorso è stata rinviata perché i fondi destinati dall'INAIL in merito a questo progetto sono stati utilizzati per l'emergenza Covid a favore delle imprese. Riprende quindi quest'anno il bando ISI INAIL edizione 2020-2021. Che cosa prevede il bando ISI INAIL? Questo è un bando rivolto a tutte le imprese del territorio nazionale iscritte al registro imprese delle Camere di Commercio di competenza. È un bando che permette a tutte le imprese di poter migliorare e investire in sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso due linee di progettualità. La prima riguardante l'adozione di modelli organizzativi ai fini della responsabilità sociale d'impresa. La seconda linea riguarda invece progetti di investimento per l'introduzione di attrezzature rivolte al miglioramento delle condizioni di lavoro e quindi della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il finanziamento comprende un contributo a fondo perduto pari al 65% del piano di investimenti, da un valore minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 130.000 euro. L'apertura della fase del bando ISI INAIL sarà il 1° giugno, con il caricamento in preistruttoria dei dati delle aziende che vogliono partecipare a questo bando, la cui chiusura poi sarà il 15 luglio e successivamente ci sarà la pubblicazione del primo elenco provvisorio di aziende che potranno poi partecipare al famoso click day dell'ISI INAIL. Noi, come sempre, promuoviamo quella che è la sicurezza sui luoghi di lavoro e trattiamo questa linea di finanziamento. Quindi chiunque vuole delle maggiori delucidazioni, informazioni di dettaglio, può tranquillamente venirci a trovare presso i nostri uffici di Sala Consilina, accanto alla Banca Montepruno, oppure può visitare il nostro sito o mandarci un'email. Come dico ormai da tempo, noi siamo a fianco a voi. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica in tutte le sue fasi saranno pubblicate sul portale dell'Istituto nella sezione dedicata alle scadenze dell'avviso ISI 2020 entro il 26 febbraio 2021.